Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Questa è la prima edizione di oggi della nostra rassegna stampa. Festa del fatto, l'intervista a Gualtieri, giusti ammortizzatori sociali per tutti, dicono in futuro bonus più selettivi, ripartire con riforma fiscale. Intervistato dal vice direttore Salvatore Cannavò e da Carlo Di Foggia, l'esponente del PD, ha affrontato i punti più caldi del momento, a cominciare da quelli politici. Come voterà al referendum? Io voterò sì, penso che la riduzione dei parlamentari sia una cosa positiva, ma sono necessarie altre riforme, a partire da quella elettorale. E dell'alleanza con i 5 Stelle dice: si è guadagnata sul campo i galloni di avere un futuro e di concludere la legislatura per assicurare al Paese stabilità e buon governo. E il MES, come il SURE, offre liquidità, ma capisco possa avere uno stigma che però è più psicologico che sostanziale. La condizionalità c'è, e quella che le risorse si spendano per la sanità. Djokovic espulso US Open, il campione serbo abbatte con la pallina, gioco fermo, giudice di linea, il colpo di scena nel primo set. Il numero uno al mondo è stato squalificato dopo che involontariamente ha centrato alla gola una giudice di linea. Principale favorito del torneo di New York, ha provato a convincere i giudici di gara, ma per lui non c'è stato nulla da fare, la decisione è stata inevitabile. I negazionisti bruciano la mia foto in piazza, fa intervenire l'elevato degli elevati, insomma, l'appello ironico di Beppe Grillo a Papa Francesco. Francesco, mi rivolgo a te che sei al massimo degli elevati, non so se hai seguito quella notizia secondo cui hanno bruciato le nostre fotografie. Ora, finché bruciano la tua la posso anche capire per contrasti religiosi, ma che bruciano la mia tu dovresti intervenire drasticamente dicendo che non si bruciano le foto dell'elevato Grillo, che ha creato solo benessere, comicità, amore verso il prossimo. Così, in un breve video, Beppe Grillo torna con ironia sull'episodio avvenuto alla manifestazione No Mask, quando sono state bruciate le foto del Papa appunto, e dello stesso Grillo. Elezioni regionali, Salvini dice: il mio pronostico, vinceremo 7-0, e Meloni dice: non è obiettivo distante. Leader della Lega da Cernobbio è convinto che il centrodestra vinca in tutte le regioni e non nasconde che l'obiettivo del Carroccio è di tornare a governare con una maggioranza più forte e coesa rispetto a quella con i 5 Stelle. L'ergastolano Johnny Lo Zingaro è evaso di nuovo, era in permesso premio ma non è rientrato. Giuseppe Mastini, il cui soprannome è legato alle sue origini sinti, ha alle spalle una lunga scia di sangue dalla fine degli anni 70. Stava scontando la pena nel carcere di massima sicurezza di Sassari. Notizie da Treviso e dal Veneto. Senza mascherina sul bus arrivano i carabinieri in stazione a Treviso, l'autista fa scendere tre ragazzini, è nata una discussione. Il MOM scrive: pronti a denunciarli per interruzione di servizio. Volley, le Pantere dell'Imoco Stellari, conquistata la Supercoppa a Vicenza in diretta Rai, schiacciante vittoria in finale in 3 set contro Busto. La resa dal 5G spacca i comuni della Marca, resistere è una spesa inutile, dicono. Maser rinuncia al giudizio contro Wind 3 al TAR e cancella il suo no all'antenna. Montebelluno invece ha già stanziato 20.000 euro, ma la scelta ora fa discutere. Coronavirus, pronti 450 letti per fronteggiare una nuova crisi nella Marca. Il piano d'autunno definito dall'azienda sanitaria trevigiana per reggere l'urto di una eventuale seconda emergenza. Appunto, c'è una situazione in tutta la provincia, come l'ospedale per ospedale, la trovate sul web. Ho perso il lavoro per la crisi Covid, da 3 settimane dormo in strada a Castelfranco, il dramma di un uomo che ora vive giorno e notte tra Viale Italia e Parco Bolasco. L'assessore ai servizi sociali promette: interverremo per capire cosa gli è successo e aiutarlo. Adesso, cari amici, passiamo alle notizie dal Friuli Venezia Giulia, dando subito la parola alla nostra corrispondente da Udine, Sabrina Ciccotti. Allarme alla Parmalat di Campoformido.
È stato richiesto l'intervento urgente dei vigili del fuoco per una falla all'impianto di refrigerazione e la fuoriuscita di almeno 1000 kg di ammoniaca dallo stabilimento della Parmalat. I locali sono stati ventilati nel tentativo di disperdere i gas prodotti all'interno del capannone. La produzione è stata sospesa e si sta valutando la possibilità di trasferire le lavorazioni ad altre sedi produttive. Ricordiamo che l'ammoniaca è un refrigerante naturale, che ha altissime qualità termodinamiche superiori rispetto agli altri refrigeranti industriali ed avendo un odore particolare è facilmente riconoscibile in caso di perdite, quindi in linea generale l'ammoniaca è più sicura, più economica e più rispettosa dell'ambiente. Allo stesso tempo, pur avendo ottime proprietà refrigeranti, è tossica per l'uomo ed infiammabile, quindi è preferibile il suo utilizzo in abbinamento con acqua glicolata e anidride carbonica. È tutto da Udine, Sabrina Ciccotti per Radio Science. Bene, riprendiamo con le altre notizie dal Friuli Venezia Giulia. La regione sostiene il mercato del mattone. Il piano triennale nel 2020 si aiuteranno l'edilizia agevolata e convenzionata oltre al mercato degli affitti. L'edilizia è un settore chiave per l'economia, è una verità arcinota, dicono, confermata anche dal numero e dalla consistenza dei bonus che negli ultimi anni hanno agevolato il settore, soprattutto per quello che riguarda i privati. Auto a fuoco si salvano in quattro, incendio durante la marcia sulla strada statale 202 all'altezza di Cattinara, un'auto appunto poco dopo le 18, c'è stata la partenza da Opicina del comando provinciale dei vigili del fuoco di Trieste che è intervenuto sulla strada statale 202 all'altezza di Cattinara in direzione Trieste. Cinghiale in A4, maxi incidente con 5 auto è successo nella notte a Porto Gruaro. Tra le persone ferite anche una donna friulana che era scesa dalla vettura ed è stata travolta. Un cinghiale in A4 la scorsa notte ha causato un maxi incidente. 5 le vetture coinvolte poco prima dell'una tra San Stino di Livenza e Porto Gruaro verso Trieste che non sono riuscite a evitare l'impatto con l'ungulato entrando in autostrada probabilmente da un buco nella reggizione di sicurezza. 5 interventi di soccorso in montagna, giornata di superlavoro per il soccorso alpino e speleologico della stazione di Cave del Predil. È stata senza sosta ieri l'attività del soccorso alpino e speleologico nella stazione di Cave del Predil, dopo aver portato a termine con successo tra nel pomeriggio e la mattina le missioni di recupero dei 3 alpinisti sloveni sulla cima di Rio Freddo a supporto del soccorso regionale. I soccorritori sono stati attivati nel pomeriggio, hanno poi concluso l'ultimo intervento per risolvere ben 5 infortuni lungo sentieri del Tarvisiano. Cerca di soffocare la zia arrestato per tentato omicidio, è successo a Trieste al termine di una violenta lite, fermato un uomo di 60 anni. Nella notte tra giovedì e venerdì, intorno alle 3 a Trieste, un uomo di 60 anni del posto avrebbe tentato di strangolare la zia al culmine di una violenta lite. I vicini di casa hanno sentito le urla e si sono allarmati. È scattata una chiamata al 112, poi transitata alla sala operativa della questura di Trieste. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della squadra volanti. Bene, cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa prima edizione di oggi della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.